Bufera in corso tra la Serie A e la Fijici. Uno scontro che rischia di affossare ulteriormente il calcio italiano. Dopo la recente figuraccia all'Europeo, il rischio è vedere il calcio italiano decadere ancora più in basso. Guardate tutto il video per scoprire tutti i dettagli di questa battaglia che sta scuotendo il mondo del calcio. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha recentemente rilasciato dichiarazioni infuocate riguardo all'emendamento Mulè, votato dalla Commissione Cultura. Questo emendamento prevede che le leghe sportive professionistiche abbiano diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento, che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo. Casini ha criticato duramente la Fijici, affermando che UEFA e FIFA sono state chiamate in causa un po' a sproposito. Secondo Casini, questo emendamento è fondamentale per permettere alla Serie A di avere il giusto peso decisionale nel sistema calcio. In questi anni la Serie A, pur essendo il motore economico finanziario di tutto il sistema, con un contributo di 130 milioni l'anno, ha avuto un potere decisionale nullo, ha dichiarato. Ha sottolineato che la Serie A non cerca un diritto di veto, ma solo un diritto di intesa, sulle decisioni che la riguardano. Il presidente della Lega Serie A ha anche parlato della necessità di rilanciare i settori giovanili in Italia. Abbiamo riformato il campionato primavera, per garantire che ci fossero obbligatoriamente degli italiani nella lista dei 25 giocatori. Tra un anno avremo almeno 10 convocabili, più di quanti ne prevede la UEFA, ha spiegato Casini. Tuttavia, ha anche evidenziato le numerose proposte della Lega, che sono state ignorate dalla Fijici e da Gravina, inclusa quella sulle seconde squadre. Casini ha lamentato resistenze infinite all'interno della federazione per lo sviluppo delle seconde squadre, secondo il modello spagnolo. E visto il risultato dell'Europeo, perché Gravina continua ad andare contro al modello spagnolo? Scrivi la tua opinione nei commenti sotto al video. Attualmente, una squadra di Serie A può iscrivere una seconda squadra solo se si libera un posto in Lega Pro. Abbiamo riscontrato resistenze infinite nelle altre componenti del Consiglio federale, ha affermato Casini, sottolineando l'importanza di investire tra i 7 e i 12 milioni di euro per raggiungere questo obiettivo. Casini ha anche confermato che la Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita per altre 5 edizioni, 3 delle quali già confermate. Abbiamo stipulato un accordo che prevedeva 4 edizioni su 6 in Arabia Saudita. È uno strumento di commercializzazione e promozione del calcio italiano all'estero, ha dichiarato Casini, rispondendo alle critiche dei tifosi, che temono di essere esclusi da questo evento. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia agli europei, Casini ha difeso la Serie A, affermando che il campionato ha sempre lasciato i giocatori alle nazionali e proposto stage nonostante i calendari compressi. La Serie A è anche lei vittima di quello che è successo agli europei, ma noi abbiamo sempre lasciato i giocatori alle nazionali e proposto stage anche con i calendari molto compressi, ha concluso Casini. Insomma, lo scontro tra la Lega Serie A e la Fijici è destinato a continuare, con possibili ripercussioni su tutto il sistema calcio italiano.